Anche Shiran gioca con le fiamme spruzzate dalla bocca per creare quella suspense tipica del vecchio circo. Shiran, un nome esotico per un italianissimo artista che esprime nella sua performance tutto il folklore del circo dedicato ai bambini. Con un giovane pitone sulle spalle, salirà a piedi nudi sopra le scimitarre sino a raggiungere il letto di chiodi acuminati. Esemplare di pitone albino. Bambini, non è una razza il pitone albino, è un'anomalia. Un'esperienza unica nella vita di un bambino. Toccare dei serpenti vivi e in particolare toccare il pitone albino. I serpenti sono pesantissimi perché il loro corpo è composto di solo muscolo e si sa che il muscolo è molto pesante. Ed ora un esemplare gigantesco. Pensate che può ingoiare una capra intera. È bellissimo il rapporto di rispetto e oserei quasi dire di affetto che Shiran ha con i suoi animali.
Notate con quanta fatica Shiran solleva questo grosso esemplare. Ora, come fossero delle sciarpe, indosserà i suoi serpenti e quando li avrà sollevati tutti, il loro peso raggiungerà quasi il quintale, quasi 100 kg. Bravo, Shiran! Shiran, l'uomo dei serpenti. Ed ora Shiran introdurrà in questa urna, in questa teca, qui dei serpenti velenosi, bambini velenosissimi. Questo è emozionante anche per noi, eh? Inizia con la vipera del Gabon. È una specie mortale perché è anche molto molto grossa. Significa che il suo morso inocula una quantità notevole di veleno, perciò è mortale. La vipera del Gabon è molto bella, eh? È uno splendido animale. State seduti per gentilezza, eh? Grazie. Ed ora il mocassino, serpente acquatico, uno tra i più velenosi del mondo. Attenzione, piano, perché sembrano innocui, questi serpenti. E invece al loro morso, di questi due serpenti, non c'è salvezza. Ed ora la tarantola brasiliana, detta anche la morte silenziosa. Io mi allontano perché salta. È uno dei rari ragni aracnidi velenosi. Attenzione ora, Shiran a piedi nudi si introdurrà dentro la teca. Piano, tanto lo vedrete tutti, state seduti. Attenzione al mocassino, ecco perché sta venendo. Shiran dice che basta saper trattare e muoversi in maniera adeguata con i serpenti, non c'è pericolo. Io ho i miei dubbi. Attenzione ora. Attento alla vipera. Attento che ha la testa alta. Attento alla vipera. E al ragno si sta avvicinando. Shiran vuole catturare un serpente a mani nude. Vediamo cosa succede. Attento alla vipera. E ce l'ha fatta. Sfiorata, l'hai sfiorata. Il mocassino malese, signori, catturato a mani nude da Shiran. Attento, attento, Nico. Fermo, fermo. Fermo.
signori Sheeran.